costruire una base solida, societaria, con il contributo di tanti per creare un progetto lungimirante tutti insieme. È con questo presupposto che riparte il Bitonto Calcio, che ieri in conferenza ha informato stampa e tifosi dell'avvenuta iscrizione al campionato di Serie D con non poche difficoltà. Da una parte è restata la fideiussione dell'ex patron Francesco Rossiello, dall'altra sono arrivati nuovi contributi da parte di imprenditori locali che hanno voluto credere nel progetto grazie anche al supporto di rete dell'amministrazione comunale. Ah, possiamo parlare di un avvio di progetto, questo del Bitonto Calcio. Io credo che si riparta da un accordo di rete che stiamo formalizzando con una serie di imprenditori che abbiamo interpellato e che si sono dichiarati disponibili a dare un contributo per questa società che non può scomparire ovviamente. Ora che questo primo step è andato, testa, staff tecnico e rosa dei Leoncelli in campo. Il Bitonto Calcio riparte dal campionato di Serie D fortunatamente, riparte da Antonello Orlino, dal sindaco Francesco Ricci e fondamentalmente non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare affinché si potessero gettare le basi per questa ripartenza. Poche le certezze al momento, si ripartirà sicuramente dai nomi di Leonardo Rubini come direttore sportivo e Vincenzo Papapicco come team manager, mentre si attende l'ok formale di mister Valeriano Loseto, che non ha mai nascosto di sentirsi un vero leoncello. Per la squadra invece, anche con la consulenza esterna di Antonio Bellavista, sia in qualità di investitore sia di ex calciatore, si sta cercando di mettere assieme i pezzi. Una rosa di tutto rispetto, che si faccia rispettare in un campionato difficile come quello di Serie D. Sì, abbiamo bozzato qualcosina, però finché non mettiamo nero su bianco non è giusto far nomi. Ovviamente, se fosse possibile, vorremmo riconfermare qualche giocatore della scorsa stagione che ha fatto bene nel campionato scorso. Restano il difensore centrale Murilo Gomez e l'attaccante Simone Figliolia. Piacciono invece il mediano 33enne Gennaro Acampora, ex Nola e Lavello, il centrocampista 25enne Gaetano Navas, ex Casarano, e l'attaccante argentino 24enne Sebastian Bentos. L'obiettivo per il presidente sarà trovare soddisfazione con i giovani, mantenere la categoria finché non ci sarà una struttura adeguata. Infatti è ancora fuori uso il Città degli Ulivi per via dei lavori, che però pare procedano spediti. Sono già pronti gli impianti idrici. Sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione al campo di Via Megra, però vi posso assicurare che sono lavori che sono costantemente attenzionati in ordine a quella che è la durata, sono perfettamente nei tempi, stanno proseguendo celermente, sono sicuro che rispetteranno i tempi di scadenza.